di applausi. La 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 la. Come frigge la postoiese, dico, come Betlemme, bla bla. Insomma, ridicolo pensare che ci cambiasse qualcosa di quest'estate coi morti, no? Beh, da oggi abbiamo anche più dell'appurazione delle calmipiede. Abbiamo assieme dove stiamo dirigendo, sì? La morte? No, grazie, fumo senza filtro. Allora proviamo a sentire dalla nostra inviata a che punto si scopre che finisce di merda. Sa, prova. Come prova? Servizio. Grazie. Vai, oh, ognuno conduce come oggi vuole. Oggi proveremo a ricostruire, attraverso i nostri mezzi, gli accadimenti della giornata di sabato nel sexy shop di via Valtellina a Torino, dove il titolare è stato torturato e colpito a morte da un ignoto. Il signor Guastalla stava riordinando lo scaffale dei cazzi di gomma quando ad un tratto è entrato un cliente, proprio come mostrano le telecamere di sicurezza. A questo punto il Guastalla si è voltato e ha mostrato un grosso bicazzo a motore con spinta alternata a questo cliente, che poi si tramuterà nel suo carnefice. Vediamo la ricostruzione. Vediamo. Perché? Permesso? Prego, Angie. Ma scusa, stavo ingasciando i cazzi sugli scaffali. Ero un poco impegnato. Complimenti, quanti cazzi? Lo so, abbiamo un'ampia scelta di cazzi. La più ampia scelta di cazzi di Torino. Proprio abbiamo una parete di cazzi, come può vedere. Me ne fa vedere uno. Guardi, qui... fucile! Questo non è un vibratore. Ma date le caratteristiche tecniche, la potenza potrebbe essere tranquillamente un attrezzo da carpenteria. Mio cugino, le assicuro, fa delle tracce sulle pareti. Questo quando spinge con la cappella proprio è un martello pneumatico. Vedo, vedo. È lattice? Certo, ma se vuole... ecco, ho anche questo tipo in pallette d'aino che bagnato sembra in tutto e per tutto l'uccello di un contadino. Ah, bello. Perché di un contadino? Perché a quel, proprio quando si bagna c'è quel retropuzzo di palle sudate dal trattore, proprio. Retropuzzo. Figata. No, si può sentire, Vero, accidenti. Colgo tutte le sfumature aromatiche tipiche dei sedili Fiat da lavoro agricolo. Sì. Senti, si sente anche col retrogusto di ciliegia pestata. Proprio. Ma che schifo. Mi dica, le serve qualcosa in particolare? Qualche, non so, qualche vagina vibrante? Potrei offrirle qualche leggerias? Tipo, lei è se c'è veste... Lei piace la fica, il cazzo, il ricchione. È qui che il filmato si interrompe per un guasto tecnico. Ma la scena che si è presentata ad una cliente che ha ritrovato il corpo del povero Guastalla non lascia dubbio sulla ferocia e sull'accanimento del suo boia. I medici legali hanno faticato molto per estrarre il modello bisonte della linea supercazzi bazooka dal retto del povero Guastalla. E il vecchino sta lavorando da giorni per levare l'espressione tipo urlo di Munch dal volto della vittima prima della tumulazione. Ora, le domande aperte sono tantissime. Perché in questo negozio il popper non è venduto sotto banco? Come? Per quali motivi gli alieni vanno solo a cadere nei deserti americani? È vero. Quanto è grosso il cazzo di un drago? King Kong quanto cagava? Chi dice che i puffi sono froci? Perché quando scopo in gruppo alla fine mi fanno male i tendini delle ginocchia? Esiste un metodo efficace col quale ammazzare l'attore di Harry Potter senza andare in galera? Il lato oscuro della forza fa perdere i capelli? A voi in studio il lungo lavoro di approfondimento, grazie della linea Gianluigi, e ricordati che mi devi un 70 per le pezzate di mercoledì. Come? Bene, brava, grazie, figurati se mi dimentico, bestia di Satana, Matrix, Gino Paoli Libico. Adesso andiamo spazio al TG Cisco e fuori Cisco. Dai coglioni. Sigla, lebra bestia Udinì figlio di Troia. No, lebra bestia Udinì figlio di Troia.